Diciamo che questa assemblea è cominciata con la prima a fare le assemblee a tema e abbiamo voluto a mente di cominciare con la storia dei precari, che è una cosa molto più urgente e tenente rispetto a tutte le problematiche, e come avete visto adesso vedremo poi quali sono i provvedimenti legislativi che sono stati emanati in questo periodo estivo. E già come si parla di pubblico impiego, sia di dipendenti a tempo determinato che di precari, già è partita la lotta, no? Al pubblico dipendente. E quindi poi vedremo, no? Quali sono le iniziative, no? Purtroppo con qualsiasi tipo di governo partono per diciamo quasi a secondare l'opinione pubblica, no? La cosa che la mattina della soletta impiegato pubblico quale fanno loro. Quindi adesso ci ritroviamo a cercare di superare tutta una serie di problematiche perché si sta parlando, no? I giornali sono usciti, l'hai visto, sanatoria del pubblico impiego, 150.000 precari assorbiti nel pubblico impiego, decreto salva precari, decreto assumi precari, ognuno gli ha dato un nome, no? Ma poi vedremo che è un decreto sponso che invece non ci risolve nessun tipo di problema e quindi bisognerà intensificare, no? La mobilitazione europea rispetto a queste situazioni. Adesso ci dicevo, quindi noi abbiamo scelto quest'Aula per fare queste riunioni, non perché avevamo la verità di riempirla, perché pensavamo che le aulette e quelle solite erano sufficienti, ma con soddisfazione vediamo che invece le abbiamo fatto bene, ma il motivo era perché siamo andati in diretta streaming e per poter raggiungere, no, tutti i posti di lavoro con questa. Adesso vediamo così, c'è Alberto Civica, il nostro segretario generale, che farà un'introduzione, poi spiegheremo un attimo tutte le varie missioni ed effetti del decreto del 2023 e poi Sonia Romangelo, Sonia come ricorderete è la responsabile del coordinamento dei precari, ci presenterà il nuovo sito, no, sui precari che potrete utilizzare. Ecco, quindi adesso Alberto Civica ci dirà tutta la questione. Buongiorno a tutti, questa assemblea capita alla vigilia, anzi alla vigilia, poche ore da un incontro che dovremmo avere con il ministro Dalila alle 4:30 e stasera dall'audizione con la commissione settima che dovrebbe analizzare il decreto legge istruzione che porta alcune norme, anche con il decreto legge fatto dalla carrozza che porta alcune norme sul precariato. Qual è la situazione che ci abbiamo di fronte? Questo governo, che è definito delle larghe intese, ma che litiga su tutto tranne che su una cosa, quella di litigarsi il pubblico impiego, no? E di continuare con, no? Una linea di continuità a trattare il pubblico impiego esattamente come hanno trattato con i precedenti, su sollecitazione forte delle confederazioni, ha portato il ministro Dalia a fare un decreto legge, il decreto legge 101, che avrebbe dovuto dare una mano alla soluzione del problema dei precari, sapendo che il ministro precedente, Padoni Griffi, aveva fatto una norma di legge e poi una correzione alla norma di legge che aveva consentito di portare, di rinnovare i precari fino al 31 giugno del 2013 e poi fino a dicembre del 2013. Con una impostazione già errata, già sbagliata da parte che intendeva le proroghe per i precari soltanto per legge, quindi dicendo sostanzialmente che gli accordi sindacali, che pure sono previsti dalla norma generale sul precariato, che è quella della 368 del 2001, teoricamente non andavano bene, soprattutto non andavano bene se fatto dentro gli enti, ci voleva una norma generale, una norma di raccordo, e quindi da una parte no, la proroga per legge e dall'altra la necessità di fare un accordo quadro per tutto il pubblico impiego che regolasse la questione. Gli accordi quadro, come voi sapete, si fanno sulla base di piattaforme che vengono realizzate dal sindacato per un verso, ma anche da piattaforme governative, perché il mandato che l'ARAN riceve è una vera e propria atto, no, da parte del governo, con tanto di registrazione della Corte dei Conti, quindi l'ARAN, quando riceve quell'atto di indirizzo, non è che abbia margini infiniti di manovra. Bene, in quell'atto di indirizzo
sostanzialmente ci diceva che noi potevamo fare proroghe per 24 mesi, 12 mesi. Dopodiché, attenzione, se noi avessimo firmato quell'accordo e avessimo detto che le proroghe potevano andare al massimo 36 più 24, significava che dopo 36 più 24 tu potevi tornare a casa, non c'avevi altre scelte. E quindi è evidente, no, che non abbiamo firmato niente cercando di spostare il problema. È arrivato il ministro D'Alia e gli abbiamo posto la questione, dicendo: guarda, però, che la durata è il fatto che dobbiamo avere un meccanismo che ci garantisca come si possono prorogare i precari, visto che a differenza del privato, superati i 36 mesi non c'è la sanzione dell'assunzione, c'è solo il rischio di andare a casa, quindi fammi capire, no, come io riesco a tenerli. Dall'altra, cerchiamo però di avviare un processo di stabilizzazione, perché siamo a 350.000 precari nella pubblica amministrazione. Il dato più rilevante, cioè in percentuale più elevato, è quello della ricerca. Il numero di precari rispetto al numero totale degli addetti è il più elevato di tutti. E quindi dobbiamo cominciare a risolvere questo problema. Tieni conto che c'è comunque un precariato storico che è rimasto dentro gli enti di ricerca, perché nei vari intrecci normativi, chi aveva avuto i co-co-co, poi i tempi determinati, eccetera, non è detto che abbia realizzato le famose questioni dei 3 anni al 2007, e abbiamo portato casi eclatanti di persone che hanno 15 anni di precariato dentro gli enti di ricerca con 25 contratti sottoscritti in 15 anni. Quindi sono stati anni nei quali essi hanno fatto 4 contratti in un anno, da 3 mesi a 3 mesi, perché poi devi subire l'ente che non c'ha i soldi, che in quel momento c'è la difficoltà, quindi cose di questo genere. Quindi cerchiamo per favore di arrivare a questo ragionamento. Allora, il primo problema sul quale ci siamo trovati a impattare è che il termine stabilizzazione sembra far venire l'urticaria, cioè i politici che ci governano, teoricamente la parola stabilizzazione dà fastidio perché sono tutti questi qui che voi vedete promotori del merito. Ora, se c'è qualcuno, no, che io avrei rimandato anche alle scuole elementari, però parla di merito. Ora, al di là adesso del termine stabilizzazione o dell'altra cosa, dice, fammi vedere per favore come declini però la norma. E quello che è stato scritto nel decreto, no, serve a poco, perché si basa su alcune questioni, no, che sono la causa del problema. La prima, cioè, guarda, tu puoi fare assunzioni, no, di precari, però all'interno delle risorse del turnover. E il turnover, guardate, è una cosa che in alcuni enti fa zero. Al CNR forse qualcosa c'è, perché essendo un ente che gira intorno ai 6.000-7.000 dipendenti, un po' di turnover c'è. Ma ci sono enti come gli Invalsi, che in 30 dovrebbero fare i meccanismi di valutazione degli 800.000 della scuola, che non ce l'hanno il turnover, proprio gli fa zero. Qualsiasi percentuale del turnover tu metti è zero. E guarda che questa cosa poco funziona. Secondo, cioè guarda che c'è il limite delle piante organiche. E dico, scusa, ma se tu, io sono il limite del turnover, sono il limite delle piante organiche, no, per esempio di NGV dove ho le piante organiche salve, no, dove li metto? Ma non solo, attenzione, perché ci possono essere enti come l'Istat, dove il numero complessivo dei precari e il numero complessivo dei posti liberi teoricamente coincide, ma non coincidono le qualifiche. E allora, se teoricamente, no, io ho tutti i precari del quarto livello, no, e i posti vuoti da terzo, posso prendere i terzi, cioè sai, in euro, in cancello e faccio tutti i posti da quattro. Ma se mi succede il contrario, e le risorse non mi bastano per far posto da terzo, io diminuisco il numero complessivo, quindi il numero complessivo non torna più. E allora abbiamo trovato che devi necessariamente però darci la possibilità di elasticizzare il sistema delle piante organiche e il sistema del turnover, altrimenti questa cosa non torna. Ma su questo nel decreto non c'è ancora niente. Seconda questione, dice, guarda che per fare le assunzioni, dice, io ti liberalizzo i concorsi, cioè quando tu fai il piano di programmazione del fabbisogno, l'autorizzazione del piano del fabbisogno è automaticamente anche l'autorizzazione a bandire i concorsi. E io, vabbè, però sarei più interessato all'autorizzazione a assumere che non all'autorizzazione a bandire. Come avviene l'autorizzazione ad assumere? Avviene così, che io dentro l'ente devo fare una graduatoria di priorità. Prima è l'incidere di concorso,
quali io ho dentro precario in posizione utile, ma voi capite bene che io posso essere precario al 11° posto se ho 10 esterni davanti, no, che problema non si risolve. E poi i precari che avevano i requisiti dei 3 anni e non nelle 5, e poi quelli che comunque avrebbero 3 anni negli ultimi 5 al 2013. Queste 4 priorità, che per 3 anni avrebbero una piccola deroga, cioè la possibilità di fare per il 50% delle risorse del turnover, quelle che già ho detto che in qualche caso fanno 0, concorsi riservati soltanto ai precari, avrebbe però, dal punto di vista della funzione pubblica e del tesoro, verrebbero autorizzate sulla base del fatto che quelle risorse che l'ente ha siano usate in modo razionale. Ora, chiunque di voi, no, lo sfida a dare una definizione di razionale. Quindi io potrei avere che il CNR immagina che l'uso razionale delle risorse sia fare tutti i concorsi o tutti i precari, non so che cosa. La razionalità del funzionario, della funzione pubblica, non è detto che coincida con quella del CNR, però almeno il funzionario della funzione pubblica si conosce, dice adesso ci parliamo. E poi c'è però il funzionario del tesoro, che ha la sua razionalità, che non sai neanche chi è, che potrebbe non coincidere con questo. Morale, il vecchio sistema ci ha portato ad utilizzare oggi, 2013, le risorse del turnover 2010. Se si incastra questo meccanismo che le razionalità di uno tornano quelle dell'altro, noi nel 2015 useremo alcune risorse del 2010. Perché diventa un intreccio non mortale dal punto di vista della capacità di autorizzare, sempre che nel momento in cui tu fai tutta questa programmazione non ti arrivi un blocco di assunzioni, non ti arrivi il problema che per non aumentare l'IVA, per levare l'IMU, per intrecciare non so che cosa, c'è da recuperare dei soldi, e siccome vanno recuperati, a chi ne vanno? No, al sistema pubblico, chi è che si riblocca questo. Allora abbiamo detto a Dalia, guarda, così non funziona, e soprattutto è incomprensibile però. Perché per i precari in Sicilia, assunti con una legge particolare del giornale siciliano, invece io mettendo in fila per anzianità posso stabilizzare? E allora l'urticaria deve essere per qualcuno, non per tutti. E noi dobbiamo in qualche modo tenere conto del fatto, tant'è vero che io non ho comunicato, non ho scritto, non c'è nessuna stabilizzazione tranne che per amici da amici. E anche qua è un governo che c'ha di antico da questo punto di vista, insomma, no, è ben bene. E abbiamo stabilito dicendo, guarda, però così non funziona. L'ultima delle vicende che ci preoccupano è che all'interno del decreto aveva però messo una norma che ci sembrava chiarissima e che diceva, e che dice, la 368, che sarebbe la legge fondamentale sui precari, si applica integralmente al pubblico impiego, tranne che per 2 questioni. L'accesso, perché al pubblico impiego si accede per pubblico concorso, quello è fatto dalla maniera, e la trasformazione del rapporto di lavoro in automatico. Bene, ma all'interno di quella norma però c'era esattamente l'articolo che permetteva, con l'accordo sindacale, di prorogare i contratti oltre i 36 mesi, saltando il vincolo dello stacco fra un contratto e l'altro. E questo, in qualche modo, era una carta di riserva che io c'avevo in tasca dicendo, bene, però attraverso questo almeno noi evitiamo che i precari vadano a casa, perché finché tu stai dentro l'ente e te si ricordano, sei il problema, ma come vai a casa a dimenticarvi le facce per tutti i 12 secondi. Notizia di 2 giorni fa è che la funzione pubblica, che si dovrebbe assumere la responsabilità di dichiarare, no, che è così, ha detto, ah no, per noi è proprio che si fanno solo per legge, tradotto. Non riesco a fare i concorsi, non riesco a fare stabilizzazioni, e siccome ogni volta che c'è una proroga devo fare per legge, devo sperare di stare per una data utile che mi faccia prorogare, perché se disgraziatamente scade un giorno prima di quando qualcuno riesce, se ci riesce, a fare la legge, io sono a fine, sono morto, vado a casa. E allora ho detto che questa cosa non funziona, e sulla base di questo ragionamento, no? E sulla base dell'incontro fatto con il ministro Carrozza, che io spero che mi sento, no? Però è un ministro che ha solamente le 3 spocchie. C'ha la spocchia del docente universitario, la spocchia del lettore, a quale ha aggiunto la spocchia del politico, la quale, sostenendo la tesi che lei è un politico e non un tecnico, no? Ci spiega
politica, come intende muoversi? E la risposta che io dico è: guarda, sei proprio un politico. Infatti ne ho bisogno di scuola, perché la scuola, essendo 800.000 insegnanti, avendo il problema dei bambini che stanno dentro e quindi coinvolgono le famiglie, politicamente, cioè l'interesse partitico, ti porta a ragionare solo di scuola, perché sull'università, no, quando c'è tempo forse ne parli, e per la ricerca ci devi inciampare sopra, se no t'ascolti proprio. E questo ragionamento non funziona più, perché non è pensabile che tu ne stabilizzi 60.000 precari nella scuola con Tremonti, poi mi fai il concorso, adesso si parla di 40.000, no? E va tutto bene, e quando si parla di stabilizzare 5.000 precari, no, che sistemerebbero il sistema della ricerca dell'università, scappa fuori che c'è un medico, c'è non so che cosa, che ci vogliono i concorsi. Perché i concorsi che avete fatto voi per diventare precari, no? Non si capisce bene, no? Perché sarebbero peggio dei concorsi che si inventano domani a tempo indeterminato, quindi sarebbero buoni, quelli da ieri invece no. Se ci metti tuo fratello in commissione può essere, ma se no non è così. E allora, siccome io i concorsi l'ho già fatti, se proprio vuoi discettare di valutazione, guarda, fa la valutazione casomai di quello che ho fatto, e poi stabiliamo se tra quelli che stavano lì, magari dice, vabbè, tu eri primo e l'altro secondo, ma questo ha lavorato bene, ci chiede, faccio prima lui e poi te, che posso capire. Posso arrivare a capire che 350.000 precari tutti insieme in questo momento tra pubblica amministrazione possono essere un costo. Dico, benissimo, guarda, sono disponibile a spalmarli su più anni, perché se io ho un precario, comunque, no? Gli dico che la prospettiva è che in un arco temporale di 2-3 anni lui comunque la sua vicenda la stabilizza e la chiude. Io sono convinto che, siccome la gente non è stupida, che ci siano i problemi, no? Lo sanno tutti, è in grado di valutare, no? Che forse stabilizzasse in 2-3, anche in 4 anni, e va bene, piuttosto che questa incertezza a vita, no? Rischio di andare a casa. Quindi, se il problema è trovare le coperture, spalmare economicamente, siamo disponibili, no? Ma questo non è un problema di copertura, questo è un problema di volontà politica, perché se due persone, io non voglio fare battute, eccetera, però leggetemi qua, se due persone come la Germini e la Carfagna escono sui giornali e si fanno vanto che stanno eliminando dal decreto questo qui da via le uniche cose che riguardavano i precari, cioè il concorso riservato, eccetera, qualora non lo riuscissi a fare, perché il problema è il netto e la spesa pubblica. Guardate, allora il problema è che noi abbiamo indetto una manifestazione per il 2 a Montecitorio, però stiamo ragionando dello sciopero generale. E perché questo adesso diventa inaccettabile. Ora c'era qualcuno che scocchiosamente diceva: io rimproveri manco da papà. Da papà forse sì, ma da Carfagna c'è meglio, no? E non soltanto, che guarda, non soltanto per i gossip del giornale, ma perché da una che ha fatto il ministro, no, è che comunque c'è avuto tutte le polemiche su dove è andato a prendere abilitazione per fare commercialista. Guardate, io lezioni da questo punto di vista non lo prendo. E poi un giorno di questi mi spiegasse quanti concorsi ha fatto lei prima di giudicare i concorsi che fanno l'altro, compreso Brunetta, al quale prima o poi citeremo quante nel famoso H fatto, no? Quanti sono quelli che lo citano, non per bestemmiare, per le citazioni scientifiche. Allora, da questi continuare a leggere a mia lezione di dentro, io veramente devo dire sincera, non ne posso più, sono la verità lezione. Quindi oggi alle 4:30, no? Almeno per quanto mi riguarda, io ho impegnato la Confederazione e gli ho chiesto che primo punto sono le proroghe di precari, secondo punto le stabilizzazioni. Il 2 c'è la manifestazione, e a quel punto, ripeto, per quello che mi riguarda, no? Che andare allo sciopero generale del comparto, quantomeno. Non, e a questo punto non solo per le questioni del precariato, ma anche per tutto quello che c'è dietro, per il rinnovo dei contratti, per tutto diciamo, il meccanismo, no, che in questo momento ci sta bloccando e ci sta portando a minimi termini. E pensate, no, che addirittura l'INGV, che sembrava aver avuto una norma che comunque è tutta da interpretare, perché dice che l'INGV fa assunzioni e il numero coincide con quello dei precari, ma sempre concorsi pubblici devi fare. E voi sapete che cosa può significare questo. E siccome però non c'è la norma della proroga, perché adesso la funzione giudice dice no, ma ci vuole la legge, teoricamente questi rischiano di andare a casa prima che si faccia il concorso. Allora, secondo voi un meccanismo del genere
Allora, io non sono uno che diciamo, parteggia per nessuno dei politici, no, né per quelli che dicono che dovrebbe parlare, però se questo è il governo che mi deve reggere, per quello che mi riguarda, no, oppure a casa, non ho nessuna remora, perché non è questo il modo di ragionare. Noi abbiamo un'esigenza, dobbiamo stabilizzare il sistema, anche perché la ricerca, se non immette dentro i precari, attraverso le riduzioni che ha avuto nel tempo, rischia in qualche caso, no, di essere solo, come dice, eliminata in alcuni settori dal panorama del sistema pubblico italiano. Già è successo con i Sardegna. Siamo riusciti a governare l'abrogazione della vasca navale perché siamo riusciti a portarla dentro il CNR, quindi cercando di dargli ancora, no, un ombrello di questo tipo. Ma ieri, sugli enti di ricerca in agricoltura, mi sono sentito parlare che forse una grande idea sarebbe quella di fare una SPA. Allora, non sto scherzando, parlo dei capogruppi parlamentari, di fare una grande SPA, dove dentro un ramo dell'azienda SPA è la ricerca. Cioè, che cos'è che non ti convince? È che secondo me il fatto che la ricerca sparisce è una questione di minuti, forse mettete ore, ma per me è minuti. Perché come la metti là dentro, per esperienza degli ultimi tempi, sappiamo che ha la prima difficoltà, qual è la cosa che si dà? La ricerca. Qual è la cosa che non ha impatto politico immediato? La ricerca. Qual è la cosa sulla quale, no, che possa dare un investimento che non è parlato? La ricerca. E il sistema purtroppo sta degradando ancora di più. Se andiamo all'ISPESL, no? Che oggi è accorpato con l'INAIL, io mi sento parlare da parte della dirigenza INAIL, cioè, ma quello che farà ricerca utile. È interessante, quale sarebbe? Sento usare terminologie dove dice, io sono d'accordo che si faccia la ricerca, ma la ricerca? Dico perché, scusa, la ricerca come altro si declina se non con ricerca. È perché quella applicativa no, e che vuol dire? Forse confondi con l'innovazione tecnologica, c'è qualcosa. È il livello col quale stiamo discutendo, con il quale diciamo gli interlocutori che abbiamo davanti sono questi. Quindi la situazione è complicata e la mobilitazione sta diventando l'unica arma possibile. E non fosse altro perché adesso c'è pure Paolo Francesco che dice che bisogna lottare per il lavoro, e dico guarda Simmo, dice lui, stavolta non c'è proprio fallo, non c'è proprio verso. Quindi io diciamo cerco di stemperare un po' la cosa, ma avete capito che diciamo, la questione è molto pesante. Quindi il 2, io spero che tutti quanti voi e non solo voi, no, siate lì a manifestare per far capire che è ora di farla finita. Spero che tutti si convincano che le azioni di sciopero generale, no, in questo momento, al di là del fatto che con lo sciopero io non immagino di risolvere il problema, immagino però di rappresentare la gravità della situazione, questo sì, perché c'è una famosa teoria che dice se non te ne frega niente a te figure da altri, e quindi diventa un modo anche per rappresentare quanto il sistema sia arrivato a. Ecco, queste sono le iniziative che noi dovremmo necessariamente prendere, altrimenti il rischio è che ci passano sopra come il carro armato un'altra volta e dovremo rincorrere volta per volta, sperando che ci dica bene, la proroga ora di uno, la proroga ora di un altro, l'interpretazione del copo-copo perché sennò quello va a casa, Amerigo che pure rastrellare gli ultimi 3 euro che trova in giro perché sennò mancano i soldi per rinnovare il contratto, il direttore che storce il naso e allora via ti dice che sai che il contratto tuo è a rischio, cioè, tutta una serie di cose che io credo siano improponibili, no, se vogliamo continuare a essere un paese civile, su questa storia bisogna di basta, perché proprio non se ne può più. Grazie. Bravo. A far entrare in ruolo tutti i precari che avevano
i requisiti della prima legge finanziaria, poi che già lo detto, no? E quindi la seconda, chi ha i requisiti della seconda legge finanziaria del 2007, poi non c'è rientrato per poco. E purtroppo, oltre alla Gelmini e alla Campagna, ci sono anche altri che fanno gara a chi vuole, no, affossare questo decreto e togliere qualche cosa. Echino e la Zillotta, e quindi, no, sono personaggi che non so se sono a contatto, no, del mondo del lavoro, quali sono le problematiche che ci sono. La Zillotta è la moglie del presidente della Cassa Depositi e Prestiti, quindi non è, su certi problemi non ne conoscono. E stiamo parlando di tutelare il lavoro che già c'è con i precari, e ancora non parliamo di nuovo lavoro, perché anche i precari 8-9 che vengono, o personale che viene assunto a CNR, no? Al 20% del turnover, non si parla mai di nuove, no? Di nuove assunzioni ancora rispetto a questa situazione. Adesso andiamo nel dettaglio delle varie questioni. Allora, poi ci eravamo lasciati il 22 maggio, l'ultima assemblea che hanno fatto a tema sul precariato, con l'impegno che la Pirner non avrebbe lasciato fuori i precari e che continuava ad essere fortemente impegnata, no, a dare soluzione al problema del precariato. Impegni che ancora confermiamo chiaramente, con l'obiettivo di arrivare alla stabilizzazione, a prorogare il tempo determinato, in tempo determinato fino alla stabilizzazione, e adesso ci sono tutte le varie problematiche che ricordavo adesso, a utilizzare lo strumento della tenure track, ad applicare le riserve dei posti di concorsi pubblici e dare priorità allo scorrimento delle graduatorie di idonei ai tempi determinati, riservare i 2/3 delle risorse di tempi determinati stabilizzati per trasformare in tempi determinati e gli ultra precari, quindi come poi assegnisti. Quindi avevamo delineato un percorso, no, da poter seguire in modo che un dipendente, una volta che stava nel mondo della ricerca, sapevano quale poteva essere, quali potevano essere varie opportunità. Il primo obiettivo, quindi la priorità che ci avevamo dati, era di prorogare tutti i tempi determinati del servizio, indipendentemente dalle forme di finanziamento, quindi se su conto terzi o con fondi ordinari o progetti, e l'obiettivo era di non mandare nessuno a casa. Fino ad oggi questo obiettivo siamo riusciti, anche se con fatica, ad ottenerlo, almeno per le notizie che abbiamo noi, quindi se ci sono delle situazioni in particolare, no, drammaticità, quindi segnalate. Anche se questo obiettivo mi adesso è stato raggiunto, rinnovando anche per 3 mesi, riducendo al 50% il contratto a tempo determinato, però abbiamo fatto di tutto e stiamo cercando di fare per fare in modo che il precario a tempo determinato non sia nemmeno un'ora a casa, perché se si allontana un'ora dal posto di lavoro diventa un dramma anche per chi fa lo stesso contratto a tempo determinato. Quindi gli interventi per prorogare i tempi determinati al CNR, abbiamo avuto l'accordo, è stato fatto l'accordo con l'organizzazione sindacale il 14 dicembre e i contratti in servizio al 14 dicembre sono prorogabili fino al 31 dicembre del 2016. Allora, sono prorogabili perché sono sempre legati alle esigenze di servizio ovviamente, ma ai finanziamenti, e quindi, no, specialmente chi sta sui progetti è sempre è quello che più è a rischio. Il discorso della proroga, noi per contratto fino ai 5 anni non ce l'abbiamo questo problema ancora oggi, no? Finché non uscirà una nuova disposizione. Questo accordo che abbiamo fatto ci consente di superare, no, anche il discorso dei 5 anni. Quindi questo era l'accordo per il CNR specifico. Nel pubblico impiego, invece, con le leggi di stabilità dal 228, si prevedeva che il previo accordo con le organizzazioni sindacali e le come previsto nella 368, i contratti a tempo determinato di servizio al 30/11 del 2012 erano prorogati fino al 31 luglio del 2013. Col primo decreto legge per fare, i contratti a tempo determinato di servizio al 30/11 del 2012 del pubblico impiego erano prorogabili fino al 31 dicembre del 2013. Quindi ad oggi, no, fino alla fine
quest'anno sono prorogabili con questo decreto del fare. Prorogabili anche qui nel pubblico impiego perché li legano sempre alle risorse e alle esigenze di servizio. Il decreto salva precari, questo da via, del centrale di vigore il 1° settembre, prevede che i contratti a tempo determinato con 3 anni di servizio sono prorogabili fino al 31 dicembre 2015. Quindi rispetto a questo quadro generale, noi del CNR, tra virgolette, saremo privilegiati perché abbiamo un accordo, no? Che ci consente di prorogare il contratto a tempo determinato al dicembre del 2016, sempre con il rischio che qualcuno dell'amministrazione, una parte soprattutto legale, ci dice che l'accordo del CNR non può superare la normativa di legge, no? E quindi ci vorrebbe ricordare a questa storia del 31 dicembre. Dobbiamo riconoscere che fino ad oggi, anche in assenza del decreto del fare e del decreto 101, del 301, il presidente del CNR ha applicato, no, correttamente l'accordo e quindi, indipendentemente dalle normative di legge, con questo accordo proroga i contratti anche dopo la data del 31 dicembre del 2012 l'anno scorso e questa del 2016. Gli effetti che dei provvedimenti di queste proroghe dei contratti a tempo determinati allora consentono intanto sicuramente del limite massimo della durata del contratto, la legge 368 dice 3 anni, il nostro contratto ultimo che abbiamo rinnovato ci dice 5 anni, che quindi fino a 5 anni, no, si può adesso con questo accordo superare. Consente la permanenza in servizio, il mantenimento delle ferie maturate non usufruite, il mantenimento delle anzianità e la fascia maturata soprattutto per i ricercatori tecnologici, perché non devono ricominciare da capo con un nuovo contratto, quindi oggi evitano un nuovo concorso, l'interruzione da un contratto e l'altro, la perdita del giorno di tempo di 3 anni di servizio e di erogare l'applicazione del credito, quindi non vengono liquidati e la liquidazione quindi dell'ultimo stipendio di quando svegliavamo. Tutte le proroghe sono subordinate alle esigenze di servizio e alla copertura finanziaria, impegno del CNR e temporaneo superamento delle criticità con risorse centralizzate. Allora, quello che abbiamo ottenuto dal CNR, prima dell'estate, verso maggio-giugno, CNR si è impegnato a cercare di dare soluzioni a quei contratti a tempo determinato che stanno su fondi esterni e che non hanno effettivamente risorse all'interno dell'istituto, intervenendo con risorse esterne e con risorse dell'amministrazione centrale, che non sono né i soldi del conto terzi né i soldi del fondo ordinario, quindi sono altre somme che derivano dai residui. Quindi c'è stato questo impegno. Per far rispettare questo impegno non è stato facile e continuerà a non essere facile, perché comincia quando c'è un direttore che scrive dicendo ti chiedo di passare sui fondi centralizzati questo contratto a tempo determinato perché non ho risorse, allora comincia subito una deriva, quindi uno scambio di idee tra direttore generale, preti e direttore di istituto, perché il CNR va su sigla, verifica se effettivamente l'istituto ha i soldi, se ce li ha già no perché non rinnovano quei soldi, allora gli evidenti che sono impegnati oppure sono in altro, alla fine quando hai dimostrato che effettivamente non hai risorse disponibili, interviene il CNR per massimo un anno, no? E proroga questi contratti. Quindi fino ad oggi, nei mesi prevalentemente di maggio, giugno, luglio, questa cosa, no, è riuscita, no? E adesso, no, dovremo continuare a farlo perché le situazioni ogni mese, no, si presentano in questo modo. Sempre con l'obiettivo di non mandare nessuna. Le prossime scadenze che abbiamo dei tempi determinati, a ottobre si aprono 91, a novembre 88, a dicembre 75 e a gennaio 140. E in totale, no, scadenza da ottobre a gennaio del 2014 sono 394 tempi determinati. Tra questi ci sono quelli che stanno sul fondo finale, sul conto terzi, che non hanno problemi. Poi ci sono però quelli che invece stanno sui fondi dei progetti che erano stati rinnovati per 3 mesi, 4 mesi, che lì adesso già da settembre e da ottobre e novembre ci sono quelli che il direttore ha, prima dell'estate aveva trovato 3 mesi di soldi per prorogarlo, adesso a settembre quei 3 mesi
perché di fatto sta mancando un interlocutore al tavolo delle trattative. Quindi l'ultimo incontro della settimana scorsa abbiamo interrotto la riunione con il CNR, era su dei problemi che riguardavano l'organizzazione dell'amministrazione centrale, però il problema non era l'aspetto specifico che stavamo affrontando, ma il rapporto di relazionarsi con il sindacato, perché è l'impressione che abbiamo, no? Se non la certezza, è che il sindacato venga considerato, non solo dal Presidente, adesso vedremo, perché il Presidente non partecipa a questi incontri con i delega, no? Poi per risolvere un problema bisogna intervenire sempre con il Presidente, adesso ci ha fissato il prossimo incontro il 3-4 ottobre, quindi sarà un incontro di carattere politico per capire, no? E far capire al Presidente che il sindacato ciò può, ha detto, non può essere utilizzato come oggetto o se getta, e c'è solo perché ti devo sentire, ti sento e poi non è, no, quindi bisognerà avere adesso una grossa forza sindacale per fare in modo che questo impegno di utilizzare delle somme per il personale che sta in difficoltà a tempo determinato sui progetti, per poter intervenire e continuare a raggiungere l'obiettivo di non mandare nessuno a casa intanto che no, non ci saranno le nuove opportunità che avremo. E quindi verificare le risorse e la proroga di tutti i contratti in scadenza. Precario del CNR, noi abbiamo al CNR gli ultra precari, che sono circa 2007, poi gli ultra precari la cosa è difficile da censire, quindi no, sono dati che ogni tanto variano, ce ne sono circa 1000 e passa Cococò e circa 1700 assegnisti. Cococò è assegnisti che per tutte le leggi finanziarie e dei privilegi risultano sempre trasparenti, perché non, se si parla di precari si parla, no, per il personale a tempo determinato. Poi ci sono 1129 oggi tempi determinati, sul fondi ordinari 128, sul conto terzi 139 e fondi esterni 862. Quindi il 78% dei tempi determinati sono sui conti esterni e sono quelli che bisogna più tutelare, perché sono più a rischio rispetto a tutte le varie interventi. Il personale a tempo determinato oggi è 7.096 dipendenti, le vacanze organiche sono 877. Quindi, come vedete, anche il CNR, no? Rispetto anche agli altri enti, certo, non è come gli NGV che non c'ha nessun posto di vacanze in pianto organico, ma anche se dovessimo coprire tutte le attuali vacanze, e poi come diceva Alberto, i posti vacanti non coincidono con i profili dei tempi determinati, noi abbiamo 877 vacanze e 1129, no, che è tempi determinati in servizio. Il decreto letta da Lia, pacchetto del decreto pubblico impiego chiamato in 100.000 modi, quindi il decreto legge 101 che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto, entrato in vigore il 1 settembre, deve essere convertito in legge entro il 30 ottobre del 2013. E quindi adesso vediamo quali sono le questioni che prevede questo decreto attualmente in Commissione Senato, e dove dicevamo ci sono tutta una serie di interventi per cercare di smontare oppure le varie pezze sostanziali che invece davano, no, anche se non soddisfacenti perché è del tutto inadeguato rispetto ai problemi della ricerca, però davano almeno un'inversione di tendenza rispetto al passato, no? Perché pensavamo, sbagliando, mentre prima nemmeno si poteva pronunciare la parola stabilizzazione, adesso con qualche riferimento agli eventi di stabilizzazione, no, pensavamo che questa cultura, no, della stabilizzazione fosse entrata, no, nel governo delle larghe imprese. Allora, questo decreto legge intanto prevede l'istituzione di un'agenzia per la coesione territoriale, vigilata dalla Presidenza del Consiglio, dovrà assumere circa 200 unità di personale, non si capisce bene se trasferimenti, perché la cosa più logica è il trasferimento di sue dalle altre amministrazioni, ci avrà un suo consiglio direttivo, un proprio direttore generale, quindi una struttura tutta nuova. Tra gli scopi da realizzare è quello di poter utilizzare tutte le somme disponibili nella programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, perché uno dei problemi nostri è che non ci siamo mai
ad utilizzare tutti i fondi che possono venire dall'Europa, quindi dalla nostra programmazione. Cessazione dal servizio. Questo decreto dà l'interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge Fornero e evita così lo svilupparsi di contenzioso tra i vari TAR. Voi, come ricorderete, il decreto legge Fornero prevede che chi ha maturato i requisiti della pensione, quindi le quote anzi l'età dei grandi e i 40 anni, entro il 31 dicembre del 2011 può andare in pensione con la vecchia normativa e quindi non seguire le regole della Fornero. Si era verificato un caso perché l'amministrazione aveva interpretato che a 65 anni obbligatoriamente un dipendente veniva messo collocato in riposo, un ricorso al TAR del Lazio e ha detto no, doveva essere indipendente, poteva scegliere se andare a 65 oppure con la nuova riforma della Fornero, 66 anni e 3 mesi per evitare tutto questo contenzioso. Il decreto legge dice si applica obbligatoriamente la norma dell'articolo 24 che dice a 65 anni l'amministrazione è obbligata a metterti a collocarti al riposo. Ha la facoltà di darti altri 2 anni, ma in quel caso il trattenimento in servizio verrebbe a ridurre le risorse già esigue del turnover. Quindi con questa cosa qui anche tutti i ricorsi che stavano partendo, no, verranno eliminati. C'è il riordino della CIVIT, che la Commissione vuole cercare di valutare le performance, quindi si occuperà di trasparenza e controllo della legalità per rafforzare la lotta alla corruzione della pubblica amministrazione. Le funzioni mature in materia di valutazione della performance dei dipendenti e degli uffici passano all'ARAN, che darà vita a un'apposita sezione. Le funzioni in tema di qualità dei servizi passano alla funzione pubblica. E anche qui è un altro scandalo, cioè la CIVIT è quella raccone che sono piedi da pubblica e un chiudero costa una cosa che va dai 2 agli 8 milioni di euro. Per un chiudero, se non mettete dai la trasparenza e l'anticorruzione, voi immaginate che la magistratura c'ha, le funzioni la fanno loro, no? E tutta la performance adesso passa all'ARAN, così con buona pace tutti i migliori punti, si organizzano, ci abbiamo dentro gli enti e quant'altro. E anche qui, no? Adesso chi aveva fatto tutte le difese della Cina, a partire dai filo di Commissione Senato, gli enti soggetti a spese di aiuto hanno l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre del 2016, e il CNR è un ente soggetto, no? Alla spese di aiuto che fa la funzione del proprio anno, il regolamento di organizzazione. L'articolo generale del 2014 c'è il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti inadempienti. Quindi questo significa, se rimane così il segreto, che se il CNR entro il 31 dicembre non fai regolamento di organizzazione e di funzionamento, dal 1 gennaio c'è il divieto di assumere a qualsiasi titolo, no? No, quindi contratti di co-co, servizi, gli esuberi, il personale d'esubero derivato dalla spending review, l'estensione fino al 31 dicembre del 2015 anziché al 31 dicembre del 2014. Che cos'è questa cosa? Allora, la spending review prevedeva per il personale che sta in esubero, quindi non vale per il personale che è in esubero e che riuscirà a maturare i requisiti di pensionamento con la vecchia normativa entro il 31 dicembre del 2014, poteva andare entro quella data, no, in pensione con le vecchie normative. Adesso questa legge, questo decreto, fa slittare la maturazione dei requisiti del preesistente ordinamento per Fornero sulla pensione fino al 31 dicembre 2015. Quindi per smaltire gli esuberi, dice guarda, se tu sei una politica di esubero, ecco, adesso bisogna capire, per esempio, perché a CNR con tutti gli enti ci sono dipendenti e colleghi che vorrebbero andare in pensione subito con la vecchia normativa, però con la legge Fornero però non ci potrebbero andare. Se andava a verificare, anche a CNR ci sono gli esuberi e la funzione pubblica l'ha individuata 76. No, non è partito nessun provvedimento di mobilità, perché chi sta in esubero dovrebbe andare in mobilità.
indennità, poi riduzione dello stipendio, tutta una procedura. Perché non è partito questo provvedimento? Perché entro il 1° gennaio 2015 tutti gli esuberi vengono riassorbiti con i pensionamenti del personale che esce. Quindi bisognerà capire se queste persone che oggi sono una pensione di esubero possono utilizzare questa norma che gli consente di andare in pensione e quindi lascerebbero ancora posti rispetto a eventuali nuove assunzioni. Quindi possibilità con quello che è il pensionamento regolativo. E poi c'è la stabilizzazione dei tempi determinati, che è l'articolo 4 del decreto 101. L'articolo 4 dice: l'assunzione del pubblico impiego a regime sono regolamentati dai commi 1, 2 e 16, poi vediamo quali sono, il transitorio dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9. Allora, assunzione del pubblico impiego a regime per esigenze ordinarie sono esclusivamente assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi nel pubblico impiego ordinariamente si assume solo a contratto di tempo indeterminato, tramite procedure selettive. Dal 1° gennaio 2016, per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure è concesso con delega direttoriale, quello che diceva Alberta Verissi. Adesso tutti dicono che anche il presidente del CNR ha sbandierato questa specificità dentro il decreto per gli enti di ricerca, che dice che per noi non ci sarà più bisogno del DPCM che prima li autorizza ad assumere, prima di dire poi un altro DPCM che li autorizza ad assumere, cioè no, in fase di approvazione del piano triennale, quella approvazione lì è considerata anche approvazione per l'avvio delle procedure. Poi l'avvio delle procedure significa bandire per i bandi, bisogna capire se è interpretabile o non interpreta. Avvio delle procedure significa anche avvio delle assunzioni, dell'autorizzazione ad assumere, cioè interpolano tutto, ma così come è scritto il decreto, questa norma potrebbe andare in vigore a regime, cioè dal 1° gennaio 2006, perché c'è un altro articolo, un altro 2016. Comma, 2016, c'è un altro comma che invece dice che fino al 31 dicembre 2015 le procedure sono diverse. Quindi questa sarà una delle norme degli emendamenti che vengono presentati per di vedere se riuscire a modificarlo. Poi, mediante avvio, quindi, si entra nel pubblico impiego tramite procedure selettive, mediante avviamento degli iscritti alla lista di collocamento con la scuola dell'obbligo e assunzione obbligatoria dei disabili e categorie proteste, no? Che quindi sono già una riserva di posti. Poi dice il decreto: per esigenze straordinarie, le assunzioni conforme ai contratti flessibili previsti dal codice civile. E quindi c'era la facoltà degli enti di ricorrere a contratti a tempo determinati con l'applicazione del decreto legislativo 368, come diceva prima di andare al detto, con divieto, quindi è ribadito, con divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato e pubblicato. Perché sapete che nel privato, se non fai servitorio, c'è un obbligo per il datore di lavoro privato di trasformare il contratto a tempo determinato e a tempo determinato. Qui c'è che ribadisce la forza della norma che nel pubblico impiego si entra solo il concorso pubblico e quindi non si può fare questa trasformazione come avviene nel privato. Quindi fino al 31 agosto del 2013, quindi prima, il giorno prima che uscisse questo decreto da via, la normativa prevedeva che i contratti a tempo determinato potevano essere per rispondere ad esigenze temporali ed eccezionali. La nuova norma dice dal 1° settembre 2013 che si può ricorrere a tempo determinato per rispondere a esigenze esclusivamente di carattere temporaneo o eccezionali. Tutti dicono che la norma è ancora più restrittiva rispetto a prima, ma leggendo il decreto invece no, perché prima di due requisiti: che le esigenze devono essere temporali ed eccezionali. Adesso dice temporali o eccezionali. E è chiaro che il contratto a tempo determinato non può che essere temporale. Quindi, no, così come è scritta la norma, ci darebbe più spazio, perché la prima cosa che abbiamo detto al direttore generale, caro direttore, no, ci dobbiamo rivedere per vedere nuove assunzioni di tempi determinati, visto che è da settembre dello scorso anno che eravamo in base di assunzioni, che non si è proceduto, salvo qualche caso da visto che era ancora in piedi. Ah, dice no,
Oggi, con il decreto Daria, non si può fare più il contratto a tempo determinato. C'è uno stop, e anche i giornali stoppa i contratti a tempo determinato, non le pubbliche chiedono. Invece, così come la norma, no? Secondo me dà più spazio da chi dice di carattere eccezionale o temporanea. Quindi, adesso, giocano sul fatto che c'è scritto esclusivamente, ma esclusivamente è un trucco. Perché prima, quando diceva tu puoi fare carattere temporaneo e eccezionale, non è che potevi fare un'altra cosa, quindi comunque esclusivamente o ce lo metti o non ce lo metti fa uguale. In realtà però prima tu avevi due requisiti, doveva essere temporaneo e eccezionale, e adesso ne basta uno, e a temporaneità, voglio dire, è un contratto a tempo, quindi a temporaneità è insita, dicevano, per contratto stesso. Quindi in realtà è un allentamento del problema dei vincoli sul precariato. E poi ribadisce che i contratti a tempo determinato in violazione sono nulli e determinano responsabilità erariale per il dirigente responsabile che può essere sottoposto a procedura disciplinare e non può percepire il diritto di risultato. Quindi è una norma questa terroristica che ti mettono a dire. Assunzione con il pubblico impiego in transitorio e quindi fino al 31 dicembre 2015, in base a questo decreto. Dura il transitorio, l'articolo 4 prevede al comma 4 la proroga delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato, il comma 3 l'autorizzazione a nuove procedure concorsuali, il comma 5 monitoraggio telematico e credenti di distribuzione delle risorse, il comma 6 i concorsi riservati, il comma 9 la proroga dei contratti a tempo indeterminato. Allora, in transitorio, quindi fino al 31 dicembre 2015, il comma 4 dice proroga le graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in vigore la data di entrata in vigore di approvazione del decreto, quindi alla data del 1 settembre, oggi in vigore, quindi al 1 settembre erano in vigore e soprattutto le graduatorie approvate dal 30 settembre del 2003. Quindi normalmente una graduatoria dura 3 anni. Adesso, con tutte le proroghe che sono state le varie leggi, noi ad oggi abbiamo ancora in vigore le graduatorie approvate dopo il 30 settembre del 2003. E quindi tutte queste graduatorie in vigore il 1 settembre di quest'anno sono prorogate fino al 31 dicembre del 2015. Quindi c'è una proroga per tutto il periodo transitorio delle graduatorie a tempo indeterminato. Il decreto parla di graduatorie a tempo indeterminato, come tutte le leggi che prorogavano i vari anni dei graduatori. Noi, e anche il CNR, fino ad oggi ha interpretato che la proroga dei graduatori dei concorsi a tempo determinato si potesse applicare anche alle graduatorie dei contratti a tempo determinato. Quindi fino ad oggi non c'è stata distinzione, anche se il decreto parla esclusivamente di tempo indeterminato. L'autorizzazione dei concorsi. L'autorizzazione delle nuove procedure concorsuali è subordinata all'emanazione di un apposito di DPCM e qui bisogna capire se questa norma, no, perché non lo chiarisce, è applicabile anche agli enti che hanno un organico inferiore ai 200 unità, perché c'è una norma precedente che dice che gli enti che hanno meno di 200 unità, no? Questa procedura era evitata e quindi si andava subito al CPCM che autorizza a battere assumere il controllo. Previa verifica di graduatorie vigenti approvate il 1 gennaio del 2008, indipendentemente dalla presenza di enti determinati. Quindi dice, se un ente deve avviare, deve chiedere l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali in tempo indeterminato, ci vuole un PCM. E questo DPCM con l'autorizzazione a fare le nuove concorsi avviene solo dopo che ho verificato che tu ente non hai graduatorie vigenti approvate in via dal 1 gennaio, dopo il 1 gennaio 2008. Quindi tutte le graduatorie sono prorogate fino a dicembre del 2015, comprese quelle del 30 settembre del 2008, però nel 2003, ai fini dell'autorizzazione a bandire, io devo essere certo che tu non hai graduatorie vigenti approvati dopo il 1 gennaio del 2008, anche per profili equivalenti, poi vedremo. E quindi, indipendentemente se in queste graduatorie
c'è personale con contratto a tempo determinato oppure no. Cioè, quindi dice prima di fare questa, c'è questa tecnica. Il comma 5 prevede un monitoraggio da avviare entro il 30 settembre di quest'anno, quindi entro il comma 5. La funzione pubblica avvia un apposito monitoraggio telematico al fine di individuare quantitativamente i tempi determinati con 3 anni, vincitori di concorsi e idonei graduatori vigenti, e quindi significa nelle graduatorie dal 30 settembre del 2003 ad oggi quanti sono, no, il personale con contratto a tempo determinato che ha almeno 3 anni ed è idoneo o vincitore. Non è il caso del CNR, ma ci sono altri enti dove ci sono vincitori di concorso che ancora non sono stati assunti. Noi che abbiamo solo idoneo, i vincitori, no, per fortuna sono stati tutti assunti. Quindi, deve partire subito un monitoraggio per verificare le situazioni delle graduatorie dal 30 settembre in poi, e quindi bisogna mandare una funzione pubblica. Poi c'è ogni volta il CNR che dovrà fare la richiesta di nuove assunzioni, prima che esce il CNR c'è la verifica da parte della funzione pubblica, deve dimostrare che il CNR non ha graduatorie aperte con i doni che ha approvato il più generale del 2008. L'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio, no, per gli enti che poi devono fare stabilizzazione, cioè quella è una norma transitoria che vedremo adesso più avanti. Quindi dice la funzione pubblica, se tu non mi mandi il monitoraggio di quali sono per i tempi determinati, quanti sono, che hanno 3 anni e sono idonei, vincitori e regolatori, io non ti autorizzo, no, a fare le stabilizzazioni, tra virgolette, che poi si parla tutt'altro di stabilizzazione. Il comma 5 prevede assunzione di idonei a tempo determinato con specifico di PCM da emanare a valle del monitoraggio telematico e sono definiti i criteri di razionale distribuzione delle risorse connesse con le facoltà assunzionali. Era quello che citava Alberto nell'intervento, questa sarà poi la funzione pubblica, tu dici io ho queste graduatorie con questi tempi determinati con 3 anni in servizio, ho queste graduatorie idonee aperte indipendentemente dai tempi determinati, no? E ciò questi per altri 3 anni, quindi che potrebbero essere destinatari dei concorsi riservati. Io funzione pubblica con un DPCM ti stabilirò quali sono i criteri di utilizzo delle nazionali di queste risorse distribuite per i vari 3 strumenti al fine di ridurre l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e favorire l'assunzione dei tempi determinati collegati in posizioni utili in graduatoria vigenti per concorsi a tempo determinato da settembre 2003 e per dare l'avvio a nuove procedure concorsuali. Poi c'è il comma 6, quello che dovrebbe costituire la stabilizzazione vera e propria, che sono i concorsi riservati. Il comma 9 proroga poi tutti i tempi determinati, no? Che sono in servizio. Proroga da fare, le graduatorie tempi determinati, vigente la data di entrata in vigore del decreto legge, quindi il 1 settembre 2013, sono tutte prorogate al 31 dicembre 2015, graduatorie vigenti approvate al 1 gennaio 2008, oggetto di verifica preliminare al DPCM che autorizza i nuovi bandi di concorso, e fino al 31 dicembre 2015 obbligo di utilizzo prima di 9 bandi, no, di queste graduatorie approvate dal 1 gennaio 2008. Indipendentemente dalla presenza dei tempi determinati. Le graduatorie vigenti approvate anche prima del 1 gennaio 2008, quindi da settembre 2003 ad oggi, sono oggetto di monitoraggio con presenza in posizioni utili di tempi determinati con 3 anni e che hanno i requisiti del comma 6. Discrezionalità dell'utilizzo tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato, perché ci sono delle sentenze del Consiglio di Stato che già in vigore dicono che prima bisogna, no, e scorrere le graduatorie aperte prima di andare a bandire concorsi simili. Posizione utile? Posizione utile significa che sei il primo idoneo, che se loro devono assumere, se tu sei ottavo e i primi 7 già l'hanno assunti, tu sei in posizione utile. Ma se sei terzo e il secondo non l'hanno assunto, non sei in posizione utile. Quindi devi essere in una posizione dove dice il primo a scorrere è il tempo determinato con 3 anni. Poi il comma 13
che al fine di garantire un adeguato accesso dall'esterno, almeno il 50% delle risorse assunzionali destinate al reclutamento, quindi concorso pubblico, fino al 31 dicembre 2015, con il DPCM obbligo per gli enti ad autorizzare prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti, in presenza delle graduatorie e deriva un divieto di fare un nuovo concorso anche per profili equivalenti, le graduatorie approvate a gennaio del 2008, anche per professionalità equivalenti, indipendentemente dalla presenza. Quindi, quello che il filo conduttore di tutto questo decreto è quello di garantire la norma costituzionale che dice che nel pubblico impiego si entra nel concorso pubblico. L'altra norma che abbiamo già in vigore, dove dice che almeno il 50%, no, dei posti banditi devono essere garantiti dall'esterno. Noi avevamo in passato, e ci abbiamo tuttora finché questo decreto non viene applicato, la norma che nei concorsi pubblici ci potevano essere dei posti riservati per gli interni, no? Ricorderete i precari erano fino al 20%, quell'altra norma diceva al 40%, non entra al 50%, con il risultato però che questa norma di concorsi con riserve dei posti, che è tutta un'altra cosa rispetto ai concorsi riservati, non veniva mai applicata, specialmente al CNR, perché anche se mantivano 300 posti, battevano un posto, quindi il 40% di uno era sempre zero e non scattava mai questa riserva del posto. Adesso se fai il concorso riservato sei sicuro che almeno il 50% è solo per gli interni, no? A tempo determinato. Allora, utilizzando le graduatorie degli esterni, dei concorsi pubblici, si risponde a questa norma di carattere generale che il 50% devono essere assunti per concorso pubblico. E siccome questo sono tutti i concorsi pubblici, quindi in questo modo si scorrono le graduatorie e si hanno questo 50% all'esterno. Poi gli enti che vogliono attivare i concorsi riservati, questo è il comma 6, sono obbligati a fornire alla funzione pubblica le informazioni richieste con monitoraggio del marco da avviare entro il 30 settembre e individuare quanti sono i tempi determinati con 3 anni al 1 settembre 2013 idonei in posizione utile in graduatorie vigenti approvate dal 30 settembre 2003 fino ad oggi per concorsi a tempo indeterminato. Al fine di fare un DPCM autorizzativo ripartisce le risorse con facoltà di scorrimento tempi determinati con 3 anni, obbligo fino al 31 dicembre 2015 scorrimento delle graduatorie approvate dopo il 1 gennaio 2008, in assenza di graduatorie si possono fare nuovi bandi di concorso. Quindi in assenza dell'obbligo scatta per le graduatorie quelle dopo il 1 gennaio 2008, non per quelle approvate dal 30 settembre di poi. Allora, per favorire politiche occupazionali, il decreto legge prevede forme di regolamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita, tempo determinato con 3 anni di essenzialità di esercizio per gli ultimi 5, recuperare personale con le requisiti delle leggi finanziarie del 2007-2008 non assunti per insufficienza di posti e risorse di altro organico. Quindi, oltre ai tempi determinati con 3 anni di anzianità maturati negli ultimi 5, il decreto cerca di ripescare i dipendenti che avevano un contratto a tempo determinato che avevano i requisiti della prima stabilizzazione, quella della legge 2007 e quella della legge 2008, e che ancora non sono stati stabilizzati perché o non sono bastati i soldi o non c'erano i posti di alto organico, tipo l'esempio del BNG. E solo qui il comma 6 prevede concorsi riservati dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2015 al fine di favorire la valutazione personale acquisita da personale a tempo determinato, conseguentemente ridurre il numero dei contratti a tempo determinati, le amministrazioni pubbliche possono bandire, anche qui il decreto non li obbliga gli enti, dice gli enti, dice possono, quindi è una facoltà, quindi dipenderà dalla forza sindacale che abbiamo dentro gli enti per far applicare questa norma, no? E quindi anche qui dice possono bandire nel rispetto del limite finanziario, della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, dei vincoli assunzionali, piante organiche e turnover e procedure autorizzative. Quindi se c'hai tutti questi vincoli, quindi significa che alla fine, no? Non fai niente quasi con tutti questi vincoli, c'hai la facoltà di poter bandire procedure concorsuali per titoli ed esami, per assumere personale non dirigenziale,
potenziale in misura non superiore al 50%. Allora, possono e in misura non superiore. Quindi anche qui sarà un'altra lotta per dire fai tutto il 50% dei posti che c'hai a disposizione. Solo risorse. La cosa paradossale di questo 50%, sapete perché è il 50%? Perché i precari sono considerati interni. E quindi no, è come se fosse, essendo interno, no? Diciamo, quelli che vengono assunti dall'esterno sono gli altri, quelli che fanno i nuovi concorsi. Cioè tu sei considerato un interno. Provate un po' a fare un concorso interno, no? Vedete se ti fanno partecipare. Cioè, è una cosa fuori da testa, quindi, no? Io sono un esterno, quindi anche non sto dentro un determinato, no? Non si capisce perché. Se sono interno, allora sono interno, ho tutte le altre prerogative. Cioè il 50% è questo, l'adeguato accesso dall'esterno non è fatto per i precari, cioè voi non siete esterni, siete interni. Quindi, questa misura di corsi riservati in misura di superiore al 50% si possono utilizzare solo le risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015. Per esempio il CNR che ancora non ha speso tutti i soldi nel 2009, 2010 e 2011, quei soldi lì non li può utilizzare per i corsi riservati. Deve utilizzare solo le risorse del turnover sul 2013 e 2015 e dà una possibilità un decreto comunque di poter anticipare, perché le risorse del 2015 no, sono quelle necessarie del 2014 che ancora devono cessare, però dice secondo la programmazione puoi anticipatamente utilizzare anche quelle risorse, ma non quelle degli anni precedenti. Riservate esclusivamente questi concorsi a persona a tempo determinato che alla data del 1 settembre 2013 ha maturato 3 anni di servizio con contratto a tempo determinato negli ultimi 5 anni nello stesso ente che bandisce il concorso. Anche qui questa è una norma diversa dalle precedenti stabilizzazioni, perché qui così come è scritta, se non si modifica c'è il rischio, no, il rischio, quindi la certezza se rimane così, che se un dipendente al 1 settembre invece di 3 anni a tempo determinato ne ha maturato 10 di concorso, 5 di e 3 anni, 2 anni e 11 mesi, dice è fuori per un mese da questa norma. Mentre la precedente stabilizzazione, prendeva in considerazione potenzialmente tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore del contratto. Poi dice finché non maturavi 3 anni non ti potevo mettere in ruolo e quindi c'era un 3. Ma no, che dice adesso, no, in maniera così drastica questa situazione qui. In più quei dipendenti con i requisiti dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 e quelli della legge 2007 con la 90, che sono le precedenti stabilizzazioni. Le graduatorie con corsi riservati poi ci sono utilizzabili per assunzione del triennio 2013-2015. Io non so se nel 2015 già saranno partiti questi concorsi, questi dice la graduatoria domani fino al 2015. Solo per memoria, i requisiti della precedente finanziaria, quella del 2006, prevedevano la stabilizzazione ai titolari con contratto a tempo determinato, conseguito con procedure selettive, quindi aveva fatto non la chiamata nominativa, ma l'epoca perché era fatto la chiamata nominativa, c'era stato fatto poi un colloquio. Con contratti assicurati fino al 29 settembre del 2006 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge ed aver maturato almeno 3 anni a tempo determinato anche non continuativi, essere in servizio al 1 gennaio 2007 e successivamente maturare 3 anni con forza di contratti assicurati prima del 29 settembre e essere stato in servizio per almeno 3 anni anche non continuativi in amministrazioni diverse con contratto maturo del periodo del quinquennio precedente. Quindi questa norma qui, che ha previsto l'assunzione anche di personale che non era più in servizio, che è il terzo caso questo, ma che aveva avuto 3 anni, 5 anni precedenti, no, al CNR è stata applicata completamente e tutti i dipendenti a tempo determinato che avevano uno di questi 3 requisiti sono stati messi in ruolo. L'abbiamo fatto con 3 tranche non. Quindi adesso dice questa norma non riguarda noi, ma riguarda quei clienti tipo DNG Full, Discord, che non hanno utilizzato nemmeno questa norma perché non avevano né soldi né posti di altra organica.
e le stabilizzazioni avvengono nei limiti delle disposizioni delle risorse economiche poste vacanti di altro modo. La legge finanziaria dell'anno dopo prevedeva anche di estendere le stabilizzazioni anche ai dipendenti che erano in possesso dei requisiti della legge finanziaria del 2007 e avevano stipulato un contratto prima del 28 settembre 2007. No? La precedente legge prendeva in considerazione che aveva un contratto stipulato prima del 29 settembre del 2007, aveva prorogato il lavoro. Questa norma qui, al CNR ci sono dipendenti che hanno questi requisiti, però non è mai partita la seconda stabilizzazione, perché poi è intervenuto il governo Berlusconi e Brunetta ha messo una norma dove dice non si fanno più queste stabilizzazioni, va interrotta, e chi ci aveva questi requisiti della seconda stabilizzazione poteva avere, no, la riserva dei posti del 40% dei pubblici concorsi, cosa che invece poi anche i pochi concorsi banditi al CNR, questa norma è stata completamente disattesa. Quindi adesso nella norma, in questa norma, in questa legge si richiamano anche questi requisiti, no, quindi erano queste situazioni. Le risorse funzionali per il turnover 2013-2015, noi abbiamo per il 2013 il 20% delle cessazioni del 2012, nel 2014 il 50%, anziché il 20%, quindi abbiamo recuperato il 30% sulle cessazioni del 2013, e nel 2015 il 50% delle cessazioni del 2014. Tutte le risorse di questi tre anni, no, nel 2012-2015, sono almeno il 50% vengono utilizzati con concorso pubblico, con l'obbligo per gli enti di utilizzare idonei e graduatorie dal 1 gennaio del 2008 e la facoltà di utilizzare idonei a tempo determinato con i requisiti del comma 6, quindi 3 anni, oppure che stanno nelle condizioni delle stabilizzazioni precedenti, di graduatorie approvate dal 3 settembre del 2013. L'altro 50%, qui dice almeno 50%, di qua dice massimo 50%, assunzioni con concorsi riservati in base al decreto legge 101 fino al 31 dicembre del 2015, per tempi determinati con 3 anni al 1 settembre del 2013. Verificare le risorse del sito 2010-2012 che sono aggiuntive a questa situazione qui, in base alle cessazioni che sono state nel 2009 e questi possono essere utilizzati su questo 50% delle risorse del triennio 2013-2015. Il comma 9 prevede che le amministrazioni pubbliche che nella programmazione del fabbisogno personale del triennio 2013-2015 prevedono procedure concorsuali esterne e riservate possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari della normativa vigente, delle esigenze di servizio, risorse finanziarie disponibili, coerenza con i profili dei concorsi da bandire, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non dal 31 dicembre 2015, l'accordo nostro da CNR prevede il 31 dicembre 2016, no? Anche indipendentemente da queste iniziative qui, personale con contratto a tempo determinato, con almeno 3 anni di servizio alle proprie dipendenze, maturate la data del 1 settembre 2015. Quindi questa sarebbe una norma che dice gli enti che vogliono partire con questi concorsi riservati di stabilizzazioni, no, gli do la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato interessati al concorso, quindi alla stabilizzazione, però basta che ci sono le risorse e le esigenze di servizio. Norma questa che stanno cercando di cambiare, come diceva Alberto, perché dice, ah no, quindi per fare il territorio ogni volta bisognerà mettere, no, emanare un decreto che ti proroga di 6 mesi in servizio, e quindi stare sempre con il futuro sempre più incerto. In sintesi, l'intervento sul personale a tempo determinato, la trasformazione del rapporto dei contratti di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo determinato, in transitorio fino al 31 dicembre 2015, c'è la prima fase che vede proroga delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015, avvio entro il 30 settembre del monitoraggio per ogni singolo ente, che è determinato con 3 anni, tempi determinati con le cosiddette leggi finanziarie del 2007, che risultano vincitori di concorso a tempo determinato, sono idonei e graduatori in vigore dal 30 settembre del 2013. Verifica delle graduatorie degli idonei approvati dopo il 1 gennaio del 2008, DPCM, ripartizione delle risorse 2013-2015, trasferimento di graduatorie
e nuovi concorsi. La seconda fase, assunzione a tempo determinato entro il 31 dicembre 2015, idonei le graduatorie dopo il 1 gennaio 2008, tempi determinati idonei posizioni utili delle graduatorie dal 30 settembre 2003 in poi, con risorse 2010-2015, reclutamento almeno il 50%. Tramite concorsi riservati ai tempi determinati con i requisiti del comma 6, cioè di 3 anni, solo con risorse 2013-2015, massimo 50% dei posti. Proroga a tempi determinati potenzialmente interessati ai concorsi riservati. Questo è in sintesi, no? Fino al 31 dicembre 2015, la situazione transitoria che prevede il decreto. Dal 1 gennaio 2016, la selezione pubblica può avvenire con una riserva massima del 50% dei posti, la norma che avevamo prima, e per gli enti di ricerca c'è l'autorizzazione dell'avvio delle procedure concorsuali contestuali all'approvazione del piano triennale di valutazione personale della consistenza organica. Sintesi e opportunità che ci sono: la proroga contratti fino al 31 dicembre 2015, assunzione a tempo determinato di donne in posizione utile graduatorie del 2008, con 3 anni con 3 anni dal 1 settembre idonei in posizione utile graduatorie dal 30 settembre 2003 in poi, e concorsi riservati massimo 50% delle risorse del turnover. A tutte queste opportunità bisogna vedere poi come si traducono, no? Rispetto ai posti e alle risorse di ogni singolo ente. Gli effetti di questo decreto sul CNR. Allora, le risorse assunzionali, noi abbiamo per il 2010, che sono cessati nel 2009, 12 milioni di euro. Per il 2011, per i cessati nel 2010, il 20% delle risorse, che erano 4 milioni e 5 nel nostro modo. Per il 2012, cessati nel 2011, sempre il 20%, 2 milioni e 2. Quindi il triennio 2010, 2011, 2012 prevede, no, già programmato 18 milioni e 800 mila euro. Per il 2013 20% necessario 1.9 milioni, 2014 2.100 milioni, siamo passati al 50% delle cessazioni, e il 2015 sono 2.8 milioni. Quindi per il triennio 2013-2015 abbiamo 6.9 milioni, circa 7 milioni di euro. Questi 7 milioni di euro del 2013-2015 possono essere utilizzati massimo il 50% per concorsi riservati, sono 3 milioni e mezzo, no? In base alla comma 6 di questo articolo, e almeno il 50%, altre 3 milioni e 4, insieme alle risorse non utilizzate nel triennio precedente, quindi dovrebbero essere 3 milioni e 4 più i residui delle risorse 2010-2012 non utilizzati. Questa per lo fornimento di graduatorie approvate prima dal 1 gennaio 2008, nuovi concorsi in assenza di graduatorie approvate dal 1 gennaio 2008 e fornimento di graduatorie idonee approvate dal 30 settembre per tempi determinati, no? Con 3 anni. Assunzioni tutte queste nei limiti dei posti vacanti in pianta organica. Quindi questi strumenti, con questi soldi qui, poi alla fine vedete, no? Che non ci sono tutta una serie di vincoli anche sull'utilizzazione, che al CNR rispetto all'attuale programmazione noi ci avevamo, considerando quindi a parte le progressioni articolo 15, cioè le progressioni di carriera dei ricercatori tecnologici, che anche queste sono considerate nelle risorse assunzionali del turnover, perché gravano sul turnover, quindi avendo già tolte le risorse che servono per fare queste progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, e sono 278 posti, 59 euro ritorno. Nel 2010 ci sono ormai 208 posti, 2011 84 posti, 2012 59 posti. I posti complessivi 2010-2012 sono 344 più 6. Questi 6 sono 6 posti di scorrimenti che potete utilizzare, che derivano dai residui dei bandi dei concorsi ex Mussi, e che quindi, no, abbiamo trovato, vogliamo che vengano utilizzati e quindi non vanno dispersi. Nel 2013 sono programmati 25 posti
assunzioni 48 nel 2014, 67 nel 2015. Considerate che 48 posti già sono stati ricalcolati rispetto al passaggio dal 20 al 50% delle risorse del turnover che è stato dato per gli enti di ricerca con il precedente provvedimento. Quindi i posti complessivi per il biennio del 13-15 sono 140. Se dobbiamo fare il 50% dei posti riservati ai concorsi per i concorsi riservati, il massimo sono 70 posti. Reclutamento 50% e altri 70 posti. Le risorse 2010-2012 su 344 posti, 271 assunzioni più 5 che erano permanenti in servizio già sono state effettuate. Di questi 271 posti, concorsi pubblici 135 no, sono ex tempi determinati che sono entrati in ruolo. I posti residui sono 68 più 6 e verificare adesso risorse non utilizzate che sono circa 250.000 euro. Quindi i posti a destinare al reclutamento dovrebbero essere 144 e 70 quelli riservati ai concorsi per i tempi determinati con 3 anni. Di questi 144, 43 più 6 già sono, c'è un DPCM che autorizza ad assumere e quindi se qui si facesse lo scorrimento delle graduatorie, no, già dovrebbero essere subito assunti 43 più 6. Lo scorrimento delle graduatorie poi da gennaio 2008, dove deve essere ancora autorizzati, bisogna fare questo censimento delle graduatorie, lo scorrimento delle graduatorie con 3 anni, approvato il 30 settembre, anche qui bisogna fare il censimento. Quindi, con tutto questo meccanismo messo in piedi, come vedete, no, alla fine sono posti proprio rilevanti, 70 posti di concorsi riservati, che costa più per fare tutta la procedura per questi concorsi, no, che per risolvere questo tipo di problema. 70 più 144, alla fine, no, con i concorsi normali, dove 135 tempi determinati sono entrati in... come ho detto, quindi non porta niente, quindi è veramente una delusione questo elemento. La situazione personale di servizio al primo punto di intelligenza e ricercatori tecnologici, allora qui ci sono le piante organiche, servizio a tempo determinato personale, posti riservati per i concorsi e le professioni dell'articolo 15. Quindi abbiamo delle vacanze in organico, per esempio per il ricercatore terzo livello, oggi ci sono 160 posti in pianta organica, i dipendenti a tempo determinato in servizio sono 441, 124 sono quelli, no, con 3 anni a tempo determinato. Quindi rispetto alla pianta organica, quelli con 3 anni, no, sarebbero coperti, ci sono però che sono 124, 441 sono tutti quelli complessivi, adesso considerare questi numeri no, approssimativi, quindi no, posso variare qualcosa, ma per dare l'idea no, di quello che sono le potenzialità sul discorso dei ricercatori e sui tecnici, la situazione è ancora più drammatica, perché vedete per i funzionari qui non ci sono tempi determinati con 3 anni, ce ne sono 7 in servizio e addirittura c'è un esubero in pianta organica, già ci sono, no? Siamo a meno 1. Per il TTR ci sono 139 vacanze, 310 sono i tempi determinati in servizio e circa 100 con 3 anni, 44 sono i posti per i collaboratori di amministrazione, 78 sono i dipendenti a tempo determinato in servizio e 20 sono quelli con 3 anni. La cosa ancora più drammatica è per gli operatori tecnici e per gli operatori di amministrazione, dove i posti in pianta organica sono 6 per i tecnici contro 66 tempi determinati in servizio e ce ne sono 16 con 3 anni. Per i funzionari operatori di amministrazione lo stesso, ce ne sono 9 in servizio, 5 con 3 anni e 0 posti in pianta organica. Quindi la pianta organica rispetto alle realtà del CNR non ci dà spazio per poter
risolvere questo problema, specialmente per i tecnici amministrativi. Se poi andiamo a vedere, no, le graduatorie e le programmazioni che noi abbiamo, allora, queste sono vacanze di tanto organico, questi sono i tempi determinati. Allora, qui c'è già l'autorizzazione ad assumere, quindi noi potremmo assumere 7 primi ricercatori e ce ne abbiamo 2 primi ricercatori con tre anni, 28 assunzioni di ricercatori si potrebbero fare perché già sono autorizzati e ce ne sono 124 con 3 anni, poi sui tecnologici sono 58 dipendenti con 3 anni, tempo determinato, c'è un posto autorizzato ad assumere, poi per tutti gli altri manca anche l'autorizzazione a bandire ad assumere, nella programmazione che c'è ci sono 2 posti di funzionario e 28 di ICTR rispetto a 98 con 3 anni. Per quanto riguarda gli operatori, come vedete, sia gli operatori tecnici, gli operatori di amministrazione, non c'è nell'autorizzazione a bandire, ma soprattutto non c'è una programmazione di assunzioni. Quindi anche qui bisognerà andare a vedere tutta la programmazione riserva a questa situazione. Quindi ricerca di programmare, prevedendo almeno un posto per ogni profilo con contratto a tempo determinato di 3 anni, per dire intanto bandisco anche i concorsi da operatore, anche se i posti non copriranno tutti i tempi determinati, ma se si riesce a far partire i concorsi riservati per tutti i profili dove ci sono i tempi determinati, almeno dico quella graduatoria ce l'ho e la conserverò per gli anni, no, che viene prorogata per poter poi. Quindi oggi i posti del turnover di ricercatore sono 214, serve la prestazione preventiva prima di fare con la verifica vigente, concorsi riservati per 3 anni sono 70 su 333 che lo sono avete diritto, quindi sono circa il 31%, il reclutamento, quindi proprio lo scorrimento delle graduatorie, tutte le altre situazioni sono 144, le graduatorie vigenti, quelle reali, no? Dovrebbe essere 125, l'abbiamo calcolato, questi tutti dal dopo 2008. Quelle ipotetiche, cioè quindi prendendo le graduatorie dal 30 settembre del 2003 ad oggi, al CNR ce ne sono 850. Molte graduatorie però sono graduatorie già chiuse, nel senso che c'era solo un nuovo vincitore su una graduatoria, tutti i concorsi chiusi anche nell'epoca, oppure c'era un vincitore unitorio. Quindi bisognerà poi verificare tra queste 857 che sono state approvate dopo il 30 settembre del 2003 quanti sono quelle effettivamente, no, aperte con dentro gli idonei. Ma già queste ultime, dove 125 sono quelle effettive, dove ci si può andare a pescare, adesso lì bisogna vedere, no, quanti sono i tempi determinati che sono, no, le condizioni utili in queste categorie. Quindi sarà tutto un lavoro che dovremmo fare con il CNR, no? Molto tecnico, e poi bisogna vedere a livello politico come, no. Però sono dati questi che ci sono utili e ci servono per dare anche all'esterno la dimensione del problema. Queste sono le 125 graduatorie in vigente al 1 settembre 2003, quindi quelle al 1 gennaio 2008. Ce n'è una per dirigente tecnologico, 46 graduatori per ricercatori, 30 graduatori di tecnologici, 10 di funzionari di amministrazione, 38 di ICTR e per collaboratori di amministrazione, operatori tecnici, operatori di amministrazione non c'è nessuna graduatoria, quindi vi provo nemmeno a pensare a fare scorrimenti. Quelle a settembre del 2003, grosso modo le 857 bisogna andare a verificare, quindi vedete che sono molte, no? Quelle più consistenti sono queste da ricercatori, 662, perché sono, come vedete, il piano della soluzione di questo. C'erano stati dati in via straordinaria, quindi 500 posti solo per il CNR. Le disposizioni specifiche per gli enti di ricerca, noi abbiamo un decreto del fare che prevede che il turnover del 2014, le cessazioni quindi del 2013, il 50% anziché il 20%, se no avevamo anche prima il 20%. Quindi già però la programmazione abbiamo calcolato questo 50%. Il decreto 101 autorizzazioni assunzionali dall'1/1/2016, decreto con decreti direttoriali del TUR contestuale all'approvazione del piano di fabbisogno, quindi
questo rallenterebbe, no, accorcerebbe tutti i tempi di procedura autorizzativa. Con il decreto 104, il reclutamento dal 12 settembre 2013, il reclutamento dei ricercatori tecnologici dei limiti delle facoltà assunzionali avviene senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. Questo decreto 104, che segue di 10 giorni quello dell'Italia che abbiamo visto sulle, sui precari, è il decreto carrozza per la scuola, e c'è una norma anche per gli enti di ricerca dove dice, voi sapete, prima di autorizzare a bandire nuovi concorsi bisogna esperire, no, i procedimenti di mobilità, quindi vedere se ci sono altre figure di altri enti che devono venire in mobilità. Allora, con questo decreto carrozza questa procedura della mobilità, no, viene derogata, quindi non viene fatta per i ricercatori tecnologici. Quindi dice, se deve essere un ricercatore tecnologico non devi attivare la mobilità con gli altri enti, mentre questa mobilità rimane per i tecnici amministrativi. Poi su questo decreto di forza c'è una specificità che non è per gli enti di ricerca, ma solo per gli enti CFU, che dice incrementa del 37% le piante organiche e 10 milioni a regime le risorse. Quindi che cosa ha fatto la carrozza per gli enti CFU? Ha detto quanti sono i precari? 200, bene, ti do 200 posti in più, ti amplio le altre organiche di 200 posti, assumi queste persone attraverso concorsi e ogni anno assumi 50 persone. Ti do 10 milioni ogni anno, 50 milioni fino ad arrivare a regime, che tu hai avuto non la certezza, ma l'opportunità, no, di avere i posti per tutti i precari che avevi prima di te. Se venisse a applicare il calcolo una norma di questo tipo, no? Come è stata fatta per gli NGV, dove gli dà posti in pianta organica, gli dà risorse pari al numero dei precari, no? Quindi questo sarebbe, no? Risolverebbe tutta una serie di situazioni. Allora, il decreto carrozza, gli NGV, 245 tempi determinati in servizio, 200 posti da decreto, 82% dei posti, più i posti da turnover che deve, no, avere con secondo la normativa gratuita. Il decreto D'Alia, c'è il CNR, c'è 1129 tempi determinati in servizio, ci sono 214 posti che derivano tutti da turnover, quindi il 19%. Senza decreto CNR avevano 139 tempi determinati in servizio, sono passati in ruolo 135 persone, quindi tutta questa grande, no, attenzione alla ricerca, non è al CNR in particolare, proprio nel 15% l'abbiamo ottenuto con gli strumenti. Il decreto D'Alia quindi è da modificare perché è del tutto inadeguato per quanto riguarda gli enti di ricerca. E mentre il sindacato, no, deluso e insoddisfatto, si mobilita per inventare concrete specificità per gli enti di ricerca, quindi per ottenere qualcosa di più, abbiamo cercato di muovere tutti, con il coinvolgimento di tutti i tempi e delle piani di servizio, svincola le piante organiche, svincola le risorse del turnover, utilizzo della term track e valorizzazione degli assegnisti e co-go. La commissione lavoro del Senato si dice con il voto di tutti i partiti della maggioranza, quindi sia di destra che di sinistra, il governo dell'area inglese, forse solo con l'astensione dei grillini, non è... Considera il decreto assumi precari una sanatoria e dice no a proroghe perché aumenta i contratti a termine, ma non è vero perché i contratti di quelli che già ci stanno. Dice no a concorsi riservati del 50% perché affievolisce il principio costituzionale dell'assunzione dall'esterno. Dice no al depotenziamento delle norme sulla mobilità in presenza di superi e di eccedenze di organico. Dice no all'autorizzazione a nuove assunzioni da subordinare alla non possibilità di copertura con mobilità. Quindi dice tutti i concorsi che tu vuoi fare, che hai messo nel decreto, prima di farli, no, per sanare i precari, che la considerano una sanatoria, cioè prima vai a vedere le altre amministrazioni se quei posti che c'hai in pianta organica, fuori, li puoi coprire con la mobilità con personale che hai in supero. Cioè, quindi dice non... E dice no all'occupazione dei posti liberi, precari stabilizzati, ma con trasferimento di personale già assunto in altre amministrazioni. E quindi allora noi diciamo basta
continuare a migliaia di anni a rendere sempre più incerto il loro futuro, e quindi abbiamo organizzato su GR Centrovide questa manifestazione dei vegani il 2 ottobre a Piazza Montecitorio, no? Proprio per cercare di dare, no? Sensibilizzare tutte le forze politiche, già sapendo che l'opinione pubblica, diceva all'inizio, quando parte l'impiego c'hai delle avversità, perché c'è ormai tutta la campagna fatta da Muretta all'epoca, no? Quindi avevo queste difficoltà. L'importante è farci vedere tanti che partecipiamo a questa situazione, quindi la solidarietà sia del personale di ruolo e sia del personale ex precario, che anche oggi è presente, quindi anche quello è indispensabile, e questa mobilitazione, oltre che a Piazza Montecitorio, bisogna poi mantenerla attiva dentro l'ente, perché dicevo prima, gli incontri con il direttore generale, no? Almeno fino ad oggi lasciano, no? Non ben sperare rispetto ad una maggiore flessibilità sugli pochi strumenti che ci abbiamo all'interno. Quindi sarà molto importante, noi vediamo l'incontro del 4 o 5 ottobre che avremo con il Presidente, perché il 3 ottobre, perché su questi temi qui, quindi dipenderà molto da quale sarà la posizione dell'ente, la volontà a dare veramente soluzioni al precariato, che fino ad oggi da parte del Presidente dobbiamo riconoscere che c'è stato, perché è lui che ha firmato quell'accordo con noi in maniera molto coraggiosa, quando, no, tutti dicevano di non fare la proroga fino al 2016. Quindi noi ci aspettiamo fiduciosi dal Presidente un forte aiuto, e quello che già abbiamo chiesto al Presidente, e ribadiremo il 3, è quello, un aiuto per cercare con i canali della Presidenza, no, insieme al canale sindacale, quindi nel leader parlamentare, di far inserire quegli emendamenti che migliorano gli articoli che abbiamo oggi sul decreto, e che quindi sappiamo che però andare in controtendenza sulle posizioni, no, che abbiamo detto della ACNO, della Gemini e di Chino soprattutto rispetto a questo. Quindi io adesso mi fermo qui rispetto a tutta questa situazione. Adesso noi abbiamo la prossima assemblea il 27, che riguarda il problema dei ricercatori sui problemi interni di mobilità, e c'è anche il discorso degli ex tempi determinati che sono entrati in ruolo, no, le iniziative per farsi riconoscere tutti quegli anni di precariato, perché l'altra beffa è che un dipendente che sta magari diciamo in tempo determinato, che ha maturato tre classi, quattro, alcuni anche cinque classi, una volta che sono entrati a tempo indeterminato, ricominciano da capo come giovani assunti, no? Azzerando tutte le inserità. Quindi vedremo poi la prossima riunione, quello che sulla prossima, le iniziative che stiamo prendendo. Bene, io adesso vi ringrazio, ci sono domande. Possibile anche andando su quello generale,
accedere al sito dei precari. E con questo ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato e in particolare Angelo che ci ha aiutato tantissimo, che è un collega di Napoli precario, gli ex colleghi non precari che sono stati diciamo assorbiti dalle ultime graduatorie, da cui Silvio che è stato veramente eccezionale, ci segue sempre, e oltre ad Amerigo, Alberto e Mario e qui tutti gli altri colleghi delle sedi decentrate, ringrazio Paola perché ci dà un supporto eccezionale. E, volevo anche dire che il sito è stato predisposto in modo che i precari possano interloquire direttamente con noi. E ci sono delle, diciamo, delle sezioni che poi Angelo farà vedere in cui il precario può direttamente entrare e diciamo, motivare se ha delle problematiche particolari, scrivere e poi gireremo a chi di competenza. E tutto il sito è stato predisposto in modo che sia pubblico, c'è solo una parte riservata che riguarda diciamo, delle aree particolari di accesso solamente agli iscritti. Il 90% del sito però è stato predisposto in modo che chiunque accede possa verificare e far proprie le informazioni perché riteniamo sia necessario che tutti sappiano di cosa stiamo parlando e siano informati e motivati nel diciamo nel ragionare su questa problematica che stiamo cercando di eliminare. E con l'occasione ringrazio anche i colleghi dell'Istat che spero siano collegati con noi streaming, che ho conosciuto giovedì scorso ad un'assemblea perché spero che con loro sarà possibile anche con tutti gli altri enti fare delle iniziative comuni, quindi organizzarci in modo da fare rete. Questa è la, diciamo, la, come dire, la preghiera e il suggerimento che ho dato anche a loro. Non presentarci come enti, ma presentarci come un comparto ricerca, perché tutte le iniziative che riusciamo a prendere come rete dei precari saranno sicuramente più forti di quelle fatte all'interno dei singoli enti, anche se poi ovviamente in un discorso di mobilitazione generale, ovvio che poi, come diceva Perico, quello che facciamo fuori dobbiamo riportarlo dentro. Io lascio la parola ad Angelo e ti ringrazio ancora per il suo supporto, in modo che vi illustra in maniera molto più tecnica. E, diciamo le città di me quelle che sono le funzionalità del sito. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie a tutti per la partecipazione. Adesso vi parlerò brevemente del portale dei precari del CNR che è disponibile da oggi online. Cioè, adesso vi darò il link e tutte le informazioni di riferimento per accedere al portale. Allora, gli obiettivi del portale brevemente sono quelli di informare tutti i precari, quindi creare una rete di precari, far capire quelle che sono le dinamiche di crescita professionale all'interno dell'EFE, quindi come si può crescere a livello contrattuale, professionale e personale, e creare una rete di precari, questa è necessaria per portare avanti quelle che sono le nostre. Diciamo, i nostri bisogni. Allora, quindi il portale al centro di una rete di precari. Allora, brevemente, diciamo, l'interfaccia dovrebbe essere molto semplice ed intuitiva. Ci sono diverse sezioni dedicate, ognuna ad un particolare aspetto. C'è la sezione chi siamo, normative, dove potete trovare tutte le normative di carattere nazionale, contratti collettivi nazionali o anche interni ai regolamenti dell'ente. Poi c'è una sezione specifica dedicata ai contratti a tempo determinato, quindi c'è una breve sintesi di quelle che sono le normative a cui noi a tempo determinato, diciamo, personale a tempo determinato dobbiamo fare riferimento. Una funzionalità che abbiamo deciso di aggiungere al portale è stata quella di la possibilità di dare a tutti i precari una form per inviare quali segnalazioni, problemi che ognuno di noi diciamo fuori di te. E quindi queste poi saranno trattate a livello centrale e saranno soddisfatte per dare una risposta veloce. Allora, il portale è in continua evoluzione, noi ci stiamo lavorando da un po' di tempo, io sono e altri precari che si sono dedicati a questa attività. L'indirizzo web è www.amministrazione.cnr.it. Ovviamente i contatti sono quelli miei, bisogna, però poi diciamo, ci sono molte persone che collaborano
sito e chi ha interesse a collaborare può contattarci, per cui possiamo potete fare riferimento a voi come persone che si occupano del sito. E niente, questo è brevemente diciamo, il portale che abbiamo diciamo, disposto. Ovviamente ci sono tante altre sezioni che non ho, diciamo, non ho spiegato, però chiaramente andate sul sito e pure per darvi anche la curiosità di vedere diciamo, quali sono i contenuti. Quindi persone che non hanno tempo durante il giorno per una serie di motivi, quando
ma dagli Stati Uniti, dalla Norvegia, quindi è una cosa che funziona, quindi la utilizzeremo in futuro. Se non ci sono interventi, grazie, in bocca al lupo, ci abbiamo bisogno tutti, perché poi mi sta assicuro che è rimasto il mio latino, di giovane, no? C'è solo qualche ricordo, ma parlo di